Salve a tutti, bentrovati nella nuova chiacchiere su Adele, quest'oggi. Mot, stavolta dico mot. Brava. Bene, bene. Allora, grazie insomma per seguirci ancora in questi tutorial, speriamo che vi siano d'aiuto e oggi, come promesso, no? Vogliamo parlare di Mott, del nostro alleato nella creatività e nell'inclusione didattica. E Mott, questa è diciamo, un'anteprima per farvi vedere come si utilizza nel nostro Chrome e soprattutto i piani di utilizzo, perché Mott è fantastico in quanto è free e ci offre una grande possibilità nell'utilizzo free, però per avere delle potenzialità in più ci sono anche dei piani in abbonamento. Quindi andiamo a vedere questi due aspetti. Come scaricare l'estensione dal nostro Chrome Web Store per farla integrare in tutte le applicazioni della Google Workspace e poi vediamo i piani di abbonamento per aumentare le potenzialità. Giusto, Adele? Esatto. Infatti, da cosa iniziamo, Mari? Dall'installazione o dei piani? Perfetto. Secondo me dall'installazione, perché è la prima cosa che secondo me un docente dovrebbe fare. Io in tutti i corsi di formazione Esatto. dico, prima cosa installiamo l'estensione. E qui, eccoci qui, andiamo subito a vedere come installare la nostra estensione, fondamentale per l'attività all'interno della Google Workspace. Quindi per chi utilizza l'ambiente Google, la prima cosa da fare è questa, barra di ricerca Google e scrivere Chrome Web Store. All'interno del Chrome Web Store andiamo a cercare la nostra estensione Mott. Si scrive in modo molto molto semplice e la riconosciamo subito con questo sfondo viola e le scritte bianche. Ci clicchiamo sopra e basta cliccare su Aggiungi e diamo l'ok all'aggiunta dell'estensione. Eccola qui, si è aggiunta all'interno della barra delle estensioni. Quindi Mott, adesso la vediamo scomparsa all'interno del menu a discesa e la pinniamo all'interno della barra delle estensioni. Questo è il primo passo, perché una volta inserita l'estensione nel nostro Chrome, abbiamo la possibilità di utilizzarla su tutti gli applicativi Google. Quindi questo, cari colleghi, è il primo passo da fare. Il secondo. Esatto, e passiamo al secondo passo. Allora, una volta che voi avete installato Mott, avete accesso a quella che è la parte free. Quindi, Mott vi permette di registrare note vocali di 5 minuti. Questa è una delle novità recenti di Mott. Quando è nato Mott, si potevano registrare, pensate, 30 30 secondi, secondi. nella parte a pagamento 90 secondi. Adesso invece hanno esteso per tutti i piani, quindi sia quelli gratuiti che quelli a pagamento, a un minutaggio di 5 minuti. Qual è la limitazione dell'account free? Che noi abbiamo a disposizione solo 20 note vocali per ogni mese. Ok, mentre invece se voi optate per un piano a pagamento, perché appunto voi magari lo adoperate tantissimo all'interno della vostra scuola o decidete di acquistarlo per l'intero vostro istituto dove appunto viene richiesta un preventivo a parte, voi in questo caso avete delle le note vocali illimitate, sempre di 5 minuti come durata, ma illimitate. Quali sono le altre opzioni che avete in più? La possibilità di trascrivere quella che è la vostra voce, quindi l'audio viene trascritto e viene tradotto in 34 lingue. La possibilità di riutilizzare i vostri audio creando il motbook, che poi conoscerete nei prossimi tutorial, perché vi permette di registrare appunto dei piccoli audio che potete riutilizzare e la possibilità di vedere le attività realizzate dai vostri studenti. Nelle Sì. versioni invece che riguardano gli istituti nella loro interezza ci sono proprio delle parti di controllo a livello di dominio dell'intera piattaforma di Mott. Nella parte free voi non avete né la trascrizione, vedete, della voce né la traduzione nelle 34 lingue, quindi è un po' più limitato. Limitato.
Quindi insomma, Però valutare. diciamo che l'attività, anche nella parte free, l'attività di feedback vocali, attività di storytelling, ecco, vi comincio a dire qualche parolina, no, per farvi capire Esatto. molto dove lo possiamo utilizzare, si può fare anche con l'account free. Certo, la traduzione e la trascrittura della nostra voce è fondamentale per l'inclusione a cui noi, io e Adele, insomma, teniamo parecchio quando creiamo le nostre attività didattiche. Quindi, il nostro consiglio sempre è sperimentare l'account free per poter capire le varie potenzialità e poi Esatto, prendere una decisione. Quindi, esatto, sicuramente il primo esatto. step, È l'estensione provare. Chrome. Secondo step, provare e poi decidere di customizzare il proprio abbonamento in base alle Esatto. necessità e alle proprie esigenze. Esatto. Bene, quindi anche questo nell'organizzazione della cassetta degli attrezzi di tutte le app che possiamo utilizzare non è da sottovalutare. Quindi seguiteci nei prossimi tutorial e vedremo passo passo come utilizzare Moz nella didattica e con alcuni piccoli consigli. Bene, Esatto. Ciao a tutti, alla prossima. alla prossima. Ciao ciao.